vicissitudini. Oggi ho ripreso con il mio bar. antennasud.com redazione @antennasud.com. Perfetto. Vedi nel monitor? Vedo la sigla. Redazione @antennasud.com. Sì. Dopo le mie vicissitudini, oggi ho ripreso con il mio bar. Salve, diltelo a Deruvo, che rispondo io, che sono Deruvo. Questa è la seconda puntata ed è dedicata a Bari dopo i fatti di Bruxelles. Per dirlo a Deruvo dovete o inviare una mail a redazione @antennasud.com oppure direttamente su un cellulare che è 337-930-829, così come hanno fatto in questa puntata, lo scoprirete adesso. L'ospite di stasera è Omar Sharif. Omar Sharif. ti piacerebbe. Sharif Lorenzini, presidente della Comunità Islamica d'Italia e vicepresidente della Comunità Islamica Pugliese. Al telefono avremo Rossano Sasso, che è il segretario regionale di Noi con Salvini, anche per cercare un po' di animare la puntata. Prego Antenna Sud di partire con i filmati della prima parte. Chi è? Pronto, buongiorno. Sto chiamando al programma di Radio Ugo. Senta, io lo sto chiamando per un'informazione, non solamente informazioni, io non sono neanche razzista, sto parlando sinceramente che a Bari non si può stare. Tra gli immigrati che arrivano da posto, tra gli immigrati che ci sono in centro, Cesare Battisti, Piazza Umberto, via d'Avanzati, non si capisce più niente. Al pomeriggio, dalle 4 alla sera, alle 10 non si capisce, la gente che si ammazza di botte, bottiglie che volano, e la gente ha paura, non riesce più a camminare. Se ne vanno tutte da via Milo. È una cosa molto importante. Non vorrei essere razzista perché ci tolgono prima i posti di lavoro. Loro prendono i soldi, 20 euro, non so quanto prendono. Hanno ricarica, hanno robe, mangiano, dormono. Poi fanno questi che devono fare basta fondi falsi. Se devono stare qua, io lo sto dicendo da no razzista, perché si devono comportare da civili. Fanno bene al nord che li mandano via e poi ce li prendiamo noi. Senti, Mimmo, ma
tu che pensi di questa storia dei immigrati? Mi hanno detto che qua ci sono stati degli accoltellamenti. Allora, ascoltami, Michi, quello che vedo io qua, ho visto io in 15 anni che sto qua, sta gente cattiva e pericolosissima, e lo sanno anche la magistratura, lo sanno. Poi ci sono dei bravi figli, veramente bravi, che li conosco io pure, che sono bravi, ma non bravi, di più di bravi. Sì, questa è un'associazione culturale che si occupa della integrazione dei fratelli migranti nel nostro territorio barese. Torre di Babele. Babele, appunto. Vedo che oggi è martedì e ci sono i corsi di lingua italiana. Sì, noi abbiamo cominciato con questa iniziativa il martedì e il venerdì con i corsi di lingua italiana, tutti autogestiti e gratuiti, e in più facciamo iniziative di conviviali, di feste, di iniziative, anche di dibattiti di iniziativa politica sui temi dell'immigrazione qui nella nostra città. Poi il lunedì ci sono la raccolta degli abiti usati, poi il cineforum, serate etniche, sportello sociale. Sabino, ma che la nazionalità di questi immigrati? Poi iniziano ad arrivare altri fratelli, in genere sono, attualmente sono curdi turchi, curdi iracheni, una signora somala, poi nigeriani e senegalesi, no, fra un qualche minuto vedrai l'afflusso maggiore. Ovviamente io approfitto per ringraziare le collaborazioni delle volontarie e dei volontari dell'associazione come Annalinda. Tipo Annalinda, no? Tipo Annalinda, che è la nostra roccia della la nostra grande iniziativa. Sì, io volevo sapere un po', dopo i fatti di Parigi, Bruxelles, eccetera, per esempio in questa associazione avete parlato, ci sono state delle ripercussioni, come loro, io poi chiederò qualcosa anche a qualcuno di loro. Sì, noi ne abbiamo parlato di questi episodi che stanno succedendo, diciamo il sentimento comune è quello di rabbia e anche in alcuni casi di imbarazzo, perché diciamo l'essere diciamo additati solo per appartenere a una religione, a un musulmano uguale al terrorismo, fa arrabbiare un po' tutti quanti. Perché sei venuto in Italia? Lui viene dal Kurdistan iracheno. È una condizione politica grave ed estrema che porta, lo ha portato, ma porta altra gente proveniente dalla sua zona d'origine a migrare. Il primo luogo chiaramente è l'Italia. Il raggiungimento e l'obiettivo poi dopo l'Italia è quello di avere la documentazione idonea per poter partire ed andare all'estero per trovare un posto di lavoro. Dell'ISIS, che cosa ne pensa lui di questi tipi? Persone poco sane a livello mentale. A parte l'utilizzo del vocabolo crazy, quindi questa follia di fondo, c'è una motivazione che lui ha continuato a dire, è politica. Niente, lui quello che pensa è chiaramente avversione, quindi è, chiaramente non può pensare bene di tutto ciò che sta accadendo in questo momento. Loro hanno questo problema pesante appunto della presenza di Boko Haram come forma più estrema e violenta, che si ripercuote poi attraverso gli atti di terrorismo nel nord-est della Nigeria. La precedente puntata di Dillo a Deruvo è stata... È bella anche per il De, diciamo, no? Io dico che il De è giusto, quello... Sono successi questi atti terroristici, prima Parigi, adesso Bruxelles. Tra l'altro pare che questa città, Bari, sia di passaggio per alcuni di loro, no? Arrivano al porto e poi si smistano. Già c'è una certa diffidenza da parte della comunità, no? Nei confronti degli immigrati, ci tolgono il lavoro e cose di questo genere. Con questi atti terroristici questa diffidenza ancora di più è aumentata. Tu hai fatto riferimento giustamente a un problema molto complesso, cioè l'integrazione degli immigrati in una
società è un problema serio, nel senso che diciamo, l'integrazione va fatta secondo dei criteri. È come se noi volessimo far entrare in questa stanza dove ci entrano 50 persone, 200 persone contemporaneamente. Queste 200 persone continuano, come dire, ad osservare le proprie regole del paese di provenienza. Ecco, questo non va. Andrebbe, come dire, trovata la giusta integrazione, rispettando però le leggi, le regole del nostro Stato. Solo così, come dire, le diversità non diventano un problema. Bari vive le tensioni di una grande città, le tensioni che sono legate non soltanto, diciamo, ai fatti di Bruxelles o agli eventi terroristici, ma sono dovuti principalmente a una mancanza di una politica organica, specialmente per la seconda accoglienza, e anche un'informazione spesso, diciamo, malata in questo senso, che è più incentrata a diffondere paura piuttosto che diffondere valori di solidarietà e di accoglienza e di valorizzazione anche del diverso in senso più ampio. Io abito a Piazza Umberto e vedo le riflessioni che faccio quando scendo giù, ma anche quando mi affaccio sul terrazzo, eccetera, no? Vedo questa gente, questi immigrati che stanno lì ore e ore, non hanno nulla da fare. E mi chiedo, ma è evidente che se si avvicina qualcuno, se qualcuno gli fa determinate proposte anche per commettere dei reati, fino a, leggevo uno splendido editoriale l'altro giorno a proposito di magrebini, no? E poi diceva, questa gente, questi del Maghreb, reduci dalla guerra di Algeria, e che hanno i loro padri sconfitti e che non sono riusciti a entrare, a farsi accettare, per esempio in Francia, eccetera, i figli li vedono come degli, non come degli eroi, no? Ma come degli sconfitti, e quindi scatta in loro un sentimento di vendetta, no? Dove quando arriva l'ISIS e gli dice la tua vita non ha un senso, dai un senso alla tua morte, e questi si suicidano e uccidono. Certo, se tu sei nato in una casa nella quale tuo padre, diciamo, vede la polizia come, come dire, gli avversari, e se uno collabora con la giustizia viene considerato l'infame, no? L'infame di questura, è chiaro che diventa difficile per quel componente di quella famiglia cambiare il senso alla propria vita. Che cosa deve fare, diciamo, chi amministra? Cosa deve fare la società? Mettere nelle condizioni coloro i quali non hanno avuto questa fortuna, questo senso della vita, di riportare sulla strada, diciamo, buona, facendo capire che la strada buona però significa svegliarsi presto la mattina, significa lavorare, significa prendere umiliazioni. Non sono solo i migranti che stanno in Piazza Umberto, ma sono tutte le persone che non hanno lavoro, perché di quello stiamo parlando. Certo, salta più agli occhi Piazza Umberto, perché comunque i migranti, forse a differenza che degli italiani, tendono anche ad aggregarsi, vivono nei gruppi, mentre gli italiani spesso sono più isolati da questo punto di vista. Il problema è un problema generale. Sharif, questi sono gli input per una brevissima discussione che faremo adesso, dopo la pubblicità. Bene, la regia mi dice che è in linea Rossano Sasso, segretario regionale di Noi con Salvini. Rossano, sei in linea, mi senti? Sì, sono in linea. Ciao, sono Rossano. In linea. Senti Rossano, tu probabilmente non avrai visto la prima parte dove abbiamo lanciato un po' di input sugli immigrati, su Bari dopo Bruxelles, cioè questa a volte avversione che c'è verso gli immigrati per la paura dell'altro, per la paura dell'ISIS. E in studio abbiamo Sharif Lorenzini, presidente della Comunità Islamica Italiana, proprio per cercare di capire queste differenze, cioè l'Islam, gli immigrati e il terrorismo. Vorrei sapere una tua opinione al riguardo. Beh, innanzitutto non è che c'è una versione verso l'altro, c'è una legittima paura, considerando che qualcuno che ci considera infedele ha dichiarato guerra. Ovviamente non mi riferisco all'ospite in studio, né ai tanti musulmani baresi che conosco personalmente, che sono bene integrati, che sono professionisti, ma mi riferisco a quelli che stanno arrivando. Parliamoci chiaro, nei paesi in cui
il fanatismo religioso è al governo, le moschee le chiudono quasi, noi invece decidiamo di aprirle. Non c'è un'avversione, non c'è una paura, c'è soltanto una legittima preoccupazione perché questi episodi aumentano. Ovviamente sono legati anche al fatto che Bari è una città, a detta del ministro Alfano, non lo dice Rossano Sasso di Noi con Salvini, una città a rischio perché da qui sono transitati e continuano a farlo terroristi internazionali, in una città in cui non funziona una videocamera di sorveglianza nella stazione, in una città in cui noi non conosciamo bene quanti sono quelli che scavalcano dal cancello De Cara per andare in giro per la città a non far cosa, noi che facciamo? Gli diamo anche un luogo di aggregazione? Assolutamente noi siamo contrari, perché la moschea non sarebbe soltanto un luogo di culto più che legittimo, nessuno nega la libertà di culto, anche se a condizione di reciprocità, se Rossano Sasso decide di creare una chiesa cattolica in uno di quei paesi, non penso che lo invitino ad un dibattito televisivo. Detto questo, noi ovviamente esprimiamo un'opinione politica, facciamo politica e diciamo di essere contrari, però chiediamo al massimo che le istituzioni, in questo caso il Comune di Bari attraverso la figura del sindaco, chieda ai baresi che cosa ne pensano, visto che è sul territorio di Bari che alcuni cittadini o alcuni ospiti, non conosco bene chi siano quelli che la vogliono fare questa moschea, devono edificare. Chiediamo che siano i baresi, in modo da favorire un'effettiva integrazione, perché se il cittadino barese è favorevole noi ci pieghiamo alla volontà del popolo, però non vogliamo scavalcare, soprattutto in un periodo in cui di creare una moschea i baresi non è che ne sentano tutto questo bisogno. E poi non lo so voi nelle vostre interviste che pareri avete raccolto, io vi do quello che sento io tutti i giorni, dove non è che quando vado a prendere il caffè al bar si dice ma che bello adesso si fa una moschea, oppure oh che bello adesso apriamo un altro centro di accoglienza a Villa Ada a Palese, oppure oh che bello adesso ne arrivano altri 20.000, accogliamoli. La realtà sta da un'altra parte. Grazie Rossano. Prego. Allora Sharif, hai sentito Rossano, Rossano Sasso, e hai visto, come dicevo prima, bisogna distinguere un po' le cose. C'è un problema degli immigrati in generale, c'è un problema di questi attentati terroristici, è quello che producono, perché già c'è un minimo di diffidenza nei confronti degli immigrati, ci tolgono il lavoro, loro sono assistiti, loro mangiano, loro vivono a spese nostre, eccetera, eccetera. Mentre noi abbiamo dei problemi enormi e non ci possiamo accollare anche i problemi loro, dicono alcuni. E poi c'è il problema dell'Islam, il problema della religione. Ho sentito che per esempio la regione Veneto addirittura vuole non solo demolire quelle moschee che sono state realizzate, ma assolutamente impedire che se ne possano costruire delle altre. Così come anche la regione Lombardia, sul giornale, sul quotidiano, leggevo proprio stamattina, c'è l'assoluta abolizione, stanno tentennando per non far costruire nessun tipo di moschea. Addirittura ci si dice se vogliono pregare andassero nelle chiese, no? A pregare. Ecco, tu sei presidente, quindi guidi questa comunità. Un'immediata reazione a tutto questo. Innanzitutto sono contento di aver ascoltato le varie sfaccettature delle opinioni pubbliche sia da parte dei semplici cittadini, ma anche da parte dei politici di varie categorie o appartenenze e pensiero. Io non sono abituato ad avere delle reazioni rapide alle cose. E lo sottolineo perché proprio da responsabile e da persona che ha un ruolo nella società deve necessariamente ponderare le proprie reazioni. Deve ponderarle perché deve soprattutto valutare i fenomeni nella maniera più complessa e nella maniera più obiettiva possibile, perché il nostro noi andiamo naturalmente a risolvere problemi e non a crearne altri, immagino. Quindi io farei ma la tua comunità, ecco, dopo i fatti, io ti ho già intervistato, sì, dopo Parigi, sì, no? Sì. Dopo i fatti di Bruxelles,
come stanno vivendo il rapporto con l'Europa, con l'Occidente, con l'Italia? La comunità islamica è formata dai cittadini che vivono come qualsiasi altro cittadino e quindi vivono la gioia e la sofferenza della società. Se c'è un fatto che comporta lutto, fa lutto, se c'è un fatto che comporta la gioia, gioisce. La comunità islamica è tra l'altro è formata per circa il 90% da ex immigrati, quindi persone che comunque hanno sofferto, hanno dovuto lasciare la propria terra d'origine e quindi hanno dovuto integrarsi, confrontarsi con cultura diversa. Una curiosità, i maghrebini sono islamici? In una certa percentuale sono islamici, ma in un'altra percentuale sono anche non musulmani, ci sono cristiani, ci sono ebrei, ci sono atei, ci sono di persone di come qualsiasi altra popolazione del mondo. Ci sono io so che l'Islam è contro la violenza, è contro gli omicidi, eccetera, per cui, e come abbiamo sentito prima, questi maghrebini, questi figli di padri sconfitti dall'Algeria hanno maturato questo desiderio di vendetta. Si concilia con l'Islam, diciamo? Diciamo che è un'analisi anche plausibile, perché una persona lasciata, costretta a vivere l'emarginazione sociale, non accolta a dovere come qualsiasi altra persona della società, in qualche maniera gli viene anche naturale, ma lo viviamo in qualsiasi ambiente disagiato, anche negli ambienti dove nasce la mafia, dove nascono le organizzazioni criminali di ogni genere, che poi in questo caso abbia una connotazione religiosa, però in realtà di religioso ha veramente ben poco, se non solo il nome. Voi siete, mi dicevi in altre interviste, in Europa ci sono 39 milioni di musulmani, sì. In Puglia pare 300.000, mi diceste l'altra volta, sì, sì. No? E voi siete destinati a diventare la maggioranza in Europa, perché voi fate figli, noi non ne facciamo più, noi siamo ormai un paese che si sta invecchiando, perché abbiamo anche paura per le difficoltà economiche, no, a procreare. Quindi è un problema che noi ci dobbiamo porre, quello del rapporto con voi. Il discorso delle moschee, ecco, vorrei che approfondissi un po' questo. Io vorrei parlare delle moschee, ma devo necessariamente fare dei cappelli introduttivi, altrimenti rischiamo di lasciare il vero problema, diciamo, per parlare dell'aspetto completamente marginale. Io sono un cittadino italiano, sono figlio adottivo di una famiglia cristiana, cattolica, praticante. E la famiglia, mia famiglia, i miei genitori adottivi, non mi hanno mai costretto a professare una religione diversa da quella per cui, diciamo, con cui sono nato in maniera naturale, pur non essendo stato all'inizio una persona praticante. Mi hanno talmente guidato in maniera del tutto amorevole e caritatevole che oggi sono il presidente della comunità islamica d'Italia. E quindi non si può dire noi e voi, è come se io dicessi oggi ai miei genitori adottivi voi siete cosa diversa da me, e loro dicessero a me se deve andare via, deve andare al tuo paese. Io direi a loro qual è il mio paese, il mio paese è questo, e quindi se ci sono dei problemi dobbiamo affrontarli insieme. La moschea è un luogo di culto, un luogo dove si insegnano, si insegna l'educazione, si insegna il rispetto per l'altro. È esattamente il compito di una chiesa, il compito di un oratorio, di una parrocchia. E quindi non perché un ragazzo o addirittura un prete possa essersi comportato in maniera contraria alla religione cattolica, io dicessi alla chiesa o addirittura allo Stato italiano dovete chiudere la chiesa. Non si può prendere e risolvere in questo modo. Supponiamo pure che io sia anche d'accordo a chiudere le moschee, ma pensiamo di risolvere il problema in questa maniera?
Assolutamente no, il problema si amplifica e si moltiplica, perché immaginate di togliere una esigenza personale, quella di pregare Dio, a una persona praticante qualsiasi. E quindi in questo modo cosa li stiamo facendo? Lo stiamo costringendo a diventare, ad alimentarsi di odio e di paura dalla società, ma anche in qualche maniera alimentare in sé il fanatismo, il terrorismo, portarlo poi a fare qualsiasi altro atto. Per cui è fondamentale risolvere i problemi integrando gli altri, non combattendoli, e non in questo modo che risolviamo i problemi. Ma si fanno chiese nei paesi musulmani? Io sorrido quando si fanno queste domande, devo dire. Io che giro il mondo, chiaramente, l'altro giorno ero in Albania, la settimana precedente ero in Malesia, il mese scorso ero in Turchia, vedo le grandi moschee dove vengono visitate dai turisti di tutto il mondo, eccetera, belle, eccetera, nessuno ha mai detto che lì ci sono i terroristi. Di fronte sono le cattedrali bellissime, altrettanto cattedrali cattoliche, chiaramente, le sinagoghe ebraiche più belle e più antiche del mondo sono nel mondo islamico, le cattedrali, le chiese più importanti del mondo sono nel mondo islamico, le festività cristiane ed ebraiche e di altre religioni sono festività nazionali nei paesi islamici. Invece in Italia, ma anche in altre parti d'Europa, i musulmani sono costretti, e sottolineo costretti perché non c'è nessun sovvenzionamento pubblico, nessun aiuto neanche a restituirsi l'8 per mille riconosciuto ad altre religioni, per potersi curare anche i luoghi di culto, ma anche l'educazione religiosa, quella giusta, non quella fanatica e quella terroristica che purtroppo poi si è costretti poi ad alimentare in maniera indiretta. E in Italia siamo costretti a vivere, a pregare nei garage, nei sottoscali, nelle strutture non adeguate. E poi i cosiddetti politici che poi amministrano le regioni e le province, anziché integrare, aumentare il sovvenzionamento e sostenere le persone come noi, che sono la guida per le persone emarginate, a riportarle sulla retta via, sulla strada giusta dell'integrazione reale, invece si combattono, e quindi andiamo dove? In realtà cosa stiamo facendo? Stiamo esattamente facendo il gioco delle organizzazioni criminali, ISIS e quanto altro, e coloro che sono dietro questi ISIS, che non vogliono fare altro che alimentare la disgregazione sociale, l'odio razziale, religioso e di ogni altro. Ma secondo te chi è che sta dietro l'ISIS? Allora io non mi azzardo a dare fatti, ma semplicemente menziono un dato. Qualche settimana fa una rivista autorevole statunitense, i veterani, ha pubblicato che il capo dell'organizzazione ISIS, Baghdadi, non è altro che un ebreo spia israeliana che è stata assoldata, in qualche maniera addestrata, da Stati Uniti, Israele e Gran Bretagna per realizzare nel Medio Oriente un progetto politico, geopolitico ben preciso, ovvero di trasformare l'area geografica del Medio Oriente in altre cose. Altre regioni, altri nomi di stati, altre popolazioni, interessi puramente di carattere politico. Non a caso la stessa Hillary Clinton, ho letto da qualche parte, ha detto che l'ISIS, che è una nostra creatura, ci è sfuggita di mano. Però l'ultima domanda che ti vorrei fare, Sharif, tu hai sentito all'inizio di questa puntata il grido di dolore che lanciava sia chi mi ha telefonato e sia il pescivendolo, no? Ci sono cattivissimi, accoltellamenti, non si può camminare per strada, le donne, cioè. Allora, è un problema, no? È un fatto reale questo, se loro lo denunciano è un fatto reale. Come secondo te dovrebbe crearsi questa integrazione, questo accoglimento, e come impedire che ci esistano queste situazioni?
se c'è un problema non lo posso negare, ma ripeto, è fondamentale dare la dimensione giusta al problema, perché se no rischiamo di penalizzare i più, cioè la maggioranza dei cittadini della comunità islamica, che sono professionisti di altissimo profilo, medici, avvocati, commercianti, uomini d'affari, ma anche operai di fabbriche, persone che fanno i badanti, assistono i nostri anziani, i nostri genitori, i nostri figli, accudiscono i nostri bambini nelle scuole, negli asili, per penalizzarli a favore, diciamo, dei meno, quindi quelle teste, diciamo, calde o le pecore smarrite, senza, quindi penalizzare tutti quanti per questo. Non è corretto come analisi, non è corretto neanche come intervento. E la misura del fenomeno è piuttosto ridotta, è la stessa dimensione della criminalità che si può trovare in certi quartieri di Bari stessa, e quindi vanno implementate dei programmi di accoglimento, diciamo recupero di queste persone, e questo non può che avvenire attraverso il vertice della comunità islamica. Sono state dette parole molto importanti, perché la comunità islamica funge da trade union, capisce la loro mentalità e quindi le può recuperare proprio dal punto di vista della religione, e quindi in quel modo possono essere persone sane, produttive per la società. Telegraficamente, e chiudiamo, hai parlato con De Caro, il sindaco di Bari, per la moschia, che ti ha detto? In realtà non c'è una vera e propria moschea che si vorrebbe costruire a Bari, ci sono addirittura tre moschee presenti a Bari, già da fine degli anni 90 esistono, nel 2006 si è comprata la sede del centro islamico di Bari, uno tra i più importanti della Puglia, e del centro sud Italia, e non è una cosa da costruire, esiste già, è stata costruita tutta una polemica sul nulla, in realtà è stata soltanto acquistato all'asta un altro edificio accanto per ampliare il centro islamico con le nostre forze, non abbiamo chiesto nulla a nessuno, con la nostra forza, e De Caro non ha fatto altro che ringraziare la comunità islamica per quello che sta facendo, per appunto dare la luce giusta sull'Islam e integrare la comunità, per essere produttiva, essere parte integrante della società, parte produttiva, e può la comunità islamica dare molto, ma molto, allo sviluppo economico, commerciale e socioculturale di Bari, Puglia e del resto d'Italia. Bene, io ringrazio i miei ospiti, anche quelli che siamo andati a intervistare, ringrazio Rossano Sasso, ringrazio Sharif Lorenzini, Omar Sharif, il presidente della comunità islamica, e segnalateci dei problemi, telefonate, mandate delle mail a redazione@antennasud.com oppure messaggi, sms al 337-930-829. E noi verremo a sentire qual è la vostra denuncia, ne discuteremo poi qui in studio con Antenna Sud. Grazie e buonasera. Dopo le mie vicissitudini, oggi ho ripreso con il mio.